Ciao a tutti, io sono Yojimbo e vi do di nuovo il benvenuto nel canale Yokappa Show. Quest'anno l'account ufficiale di Twitter di Hasbin Hotel ha iniziato a rilasciare lentamente molti degli artwork fatti nel nuovo stile artistico dello show. Prima hanno iniziato con l'hotel stesso, a cui sono state apportate alcune modifiche molto interessanti, seguito poi dal post di Charlie che non solo ha avuto un look e un nuovo stile, ma anche un nuovo nome, Charlie Morningstar, piuttosto che Charlie Magne, come detto invece nel pilot. Oggi però, come premesso dal titolo, diamo uno sguardo al look di Alastor con un vestito leggermente diverso e nel nuovo stile artistico, che per la maggior parte sembra lo stesso. Ma ho detto sembra, non fatemi ingannare, adesso ci arriviamo. Charlie aveva subito alcune modifiche e tra le cose nuove che avevano introdotto per lei notiamo quella che sembra essere una fede nuziale su una delle dita, un vestito del tutto nuovo e occhi molto diversi, e uno stile artistico e un look complessivamente più adulti. Devo dire che è stato saggio pubblicare la riprogettazione di Alastor subito dopo quella di Charlie, perché lo stile che sembra richiamare è per lo più lo stesso di quello che abbiamo visto nel pilot. Inoltre, questo di pubblicare contenuti piano piano è un marketing piuttosto intelligente e consente al team di Hasbin Hotel naturalmente di preparare noi fan mentre vanno avanti con la produzione. Le persone hanno adorato il nuovo design di Charlie ed è rassicurante vedere come molte cose che amiamo non saranno particolarmente modificate nello show, e senz'altro vedere design più familiari nel nuovo stile artistico ci aiuta a contestualizzare meglio anche il nuovo look di Charlie. Molti in queste ore però hanno criticato questo design di Alastor, definendolo in maniera molto superficiale a mio avviso una volgare color correction, poiché si sono fermati al mero dettaglio dei bordi della giacca, che è cambiato dall'essere monocolore a bordeaux con i margini bianchi. Ma se scendiamo nel dettaglio noteremo, e vi sconvolgerà sapere, che in realtà le differenze ci sono e sono tante, e anche se vi sembrerà magari un unpopular opinion, analizziamole insieme. Come prima cosa, le orecchie sono molto più proporzionate del design precedente, e così anche la faccia, che cambia radicalmente forma da una precedente mascella ovale a una molto più appuntita, che lascia di conseguenza un migliore spazio per i denti anche all'interno della bocca. Anche i capelli in questo disegno cambiano forma e diventano più definiti rispetto ai precedenti. Inoltre, come potete vedere, la cassa toracica è stata allargata, aumentandone di gran lunga il volume, e le spalle ora sono decisamente molto più larghe. Un altro succoso dettaglio che forse vi sarà sfuggito è il fatto che Alastor prima era praticamente senza fondoschiena e ora invece sembra presentare un minimo di chiappe lì dietro, grazie al cielo. Parlando di colori, inoltre, notiamo che i pantaloni sono cambiati. Prima erano bordeaux e ora sembrano neri, o comunque questo color grigio ferro scuro. In generale notiamo che il colore è cambiato più verso una tonalità rosa, anche se sono stati mantenuti molti dei colori precedenti. Come ultimo dettaglio possiamo notare che la forma del suo microfono ad asta, che ricordiamolo è un'estensione della sua stessa anima, ha cambiato radicalmente forma, passando dall'essere un ovale, come la faccia, a una forma più a goccia, che ne cambia di fatto del tutto sia la fisionomia, e se vogliamo essere proprio rompiscatole al 100%, notiamo che l'asta non ha più due dischi, ma bensì uno solo. Oltre Alastor stesso, le vere informazioni qui sono nello sfondo, dove vediamo Alastor effettivamente comportarsi come un conduttore radiofonico. E in merito a questo vorrei spendere ora due parole sul ruolo di Alastor nella storia. Con Vox in questo universo, famoso per controllare ciò che accade in TV, Velvet sui social e Valentino con il controllo dell'industria cinematografica per adulti, ha senso che Alastor miri a controllare il settore delle comunicazioni radiofoniche. Questa volta però non solo usando la sua stazione radio per trasmettere i delitti, come detto nel pilot da Veggie, ma piuttosto proprio come qualcuno che passa il tempo a pubblicare dei contenuti utili per risollevare l'intera Pentagram City col suo commento radiofonico stile anni 40, divenendo a tutti gli effetti il faro nel buio che guida i peccatori verso l'hotel e quindi verso la redenzione. Questo spiega anche la ragione per cui Vox ha un certo interesse nei confronti di Alastor, come spiegato nei fumetti, nel voler, diciamo, modernizzare la radio come ha già fatto con il cinema per adulti e i social media, servendosi di Velvet e Valentino. Nella riprogettazione dello stesso Hasbin Hotel abbiamo visto come nell'angolo in alto a destra
è sorta una piccola torre radio dove Alastor passerà il suo tempo quando non si tratterà di aiutare Charlie con la gestione dell'hotel oppure quando gli metterà i bastoni tra le ruote, questo ancora non lo sappiamo. Nel complesso penso che sia un ottimo redesign e sono veramente curioso di sapere chi sarà il prossimo, probabilmente potrebbe essere Veggy o Angel. E col passare del tempo questi artwork vengono rilasciati sempre più di frequente nell'account Twitter ufficiale. A partire dal 22 dicembre per esempio è stato reso noto il nuovo design dell'hotel, 2 mesi dopo, a fine febbraio, il restyling di Charlie e ora il design di Alastor 1 mese dopo. Dobbiamo quindi probabilmente aspettarci che uno dei prossimi contenuti venga svelato tra addirittura 2 o 3 settimane. Spero fortemente che non cambino il design di Angel perché ci sono molto affezionato come tutti voi e non sappiamo invece come sarà il nuovo design di Veggy perché ogni volta che se ne parla pare essere soggetta a modifiche piuttosto massicce. Ma cosa ne pensate? Fatemi sapere i vostri pensieri sul restyling di questo personaggio giù nei commenti, le considerazioni che avete fatte. Come sempre io vi ricordo, se questo video vi è stato utile, vi è piaciuto, vi ha intrattenuto, di lasciare un like, iscrivervi al canale e attivare la campanellina delle notifiche per rimanere sempre super 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 aggiornati sui nuovi video e di seguirci anche su tutti gli altri social, trovate i link in descrizione. E come sempre ci vediamo al prossimo video.